Export del vino italiano in Russia e Ucraina, forte rischio, e per il mercato Horeca italiano la situazione comunque resta critica, denuncia Mio. Poi passiamo a due news più positive, come la finale della Bartender Campari Competition e la decima edizione di Roma Whisky Festival. Concludiamo con due singolari proteste contro la guerra. A causa della crisi russo-ucraina, l'export italiano di vini verso questi paesi è a fortissimo rischio. In Ucraina i vini italiani sono leader di mercato. Secondo l'analisi dell'osservatorio Unione Italiana Vini Vinitaly su base dogane, solo lo scorso anno si sono registrati ordini dalla Russia per un valore di 375 milioni di dollari, ma c'è anche il riflesso contrario. Il nostro paese importa dalla Russia e dall'Ucraina, storicamente definita il granaio d'Europa, beni agricoli che con il conflitto potrebbero scarseggiare e certamente aumentare di prezzo. Ma a prescindere dalla crisi internazionale non mancano altre criticità per il comparto Horeca italiano, problemi che giornalmente denuncia Mio, Movimento Imprese e Ospitalità, che chiede al governo di non essere solo concentrato sulle questioni estere, chiede di intervenire in aiuto della ristorazione di casa nostra che, denuncia Mio, è allo stremo. Sono a rischio le filiere produttive e distributive che lo alimentano, con centinaia di addetti a rischio di disoccupazione. Mio chiede la rimozione delle misure sanitarie e che vengano attivate misure economiche a sostegno del comparto. Ma andiamo ora su notizie meno problematiche, anzi proattive, come l'ottava edizione della Campari Bartender Competition. La data della finale, che originariamente era programmata a gennaio, è ora definitivamente fissata per il 15 marzo. Sarà eletto il nuovo o la nuova Campari Bartender of the Year. L'evento verrà trasmesso in live streaming. Torna il Roma Whisky Festival, la decima edizione si terrà sabato 5 e domenica 6 marzo presso l'elegante cornice del Salone delle Fontane, con la direzione artistica di Andrea Fofi e la consulenza di Pino Perrone. In oltre 2000 metri quadri di spazio espositivo, il re dei distillati sarà assoluto protagonista per whisky lovers, produttori, importatori, distributori, commercianti, whisky makers e bartender. Anche il settore della ristorazione reagisce per quel che può e quel che conta all'invasione dell'esercito russo in terra ucraina. Il World 50 Best Restaurant, l'evento che svela i migliori 50 ristoranti al mondo, che si sarebbe dovuto tenere il 22 luglio a Mosca, cambia sede e punta su Londra. C'è chi invece boicotta i russi eliminando dall'offerta ogni tipo di vodka prodotta da quelle parti. Atti di protesta opportuni, ma bastasse questo per fermare la stupidità della guerra.